Ben ritrovati alla rassegna stampa del settimanale Il Ponte, che anche questa settimana leggiamo sull'app. Parliamo del numero di domenica 2 giugno, ma già in edicola e anche sfogliabile virtualmente sull'app da giovedì 30 maggio. Guardiamo allora subito la copertina, come si presenta, e lo vediamo con una grande foto e la notizia: Don Probo fa 100. Il parroco compie 100 anni, da oltre 25 anni serve una piccola parrocchia dell'entroterra, San Martino in Venti, un parroco come tanti. Poi leggeremo la notizia all'interno. L'editoriale di Giovanni Tonelli invece è ancora sulle europee, ancora appena concluse, ma il dibattito non si è ancora spento, sia per la vittoria della Lega, la caduta dei 5 Stelle, ma anche e soprattutto per il vero vincitore delle elezioni, cioè l'astensionismo. Andiamo avanti e apriamo il giornale. Infatti a pagina 3 il servizio di copertina è proprio dedicato alle elezioni europee. Come dicevamo, boom della Lega, rimonta del PD che sorpassa il Movimento 5 Stelle in caduta verticale, faticosa tenuta di Forza Italia, Fratelli d'Italia in crescita, ma 44% in Italia il primo partito è l'astensionismo. L'articolo si concentra su tutte le percentuali divise nelle varie zone d'Italia, e poi sotto a fondo pagina un approfondimento di Paolo Pombeni, storico e politologo, che commenta l'esito della tornata elettorale. Proseguiamo a pagina 4 e 5, come sempre troviamo gli articoli della settimana, le notizie di cronaca riassunte nelle due pagine, tante appunto le notizie richiamate, ma le due principali le vediamo assieme. La prima: piano pronto soccorso, permanenza sotto le 6 ore, la regione vuole dire basta alle lunghe attese. In arrivo anche un investimento di 7 milioni di euro per assumere più personale sanitario. Si parla di 130 tra medici, infermieri e operatori. Pagina 5 invece l'indagine della Guardia di Finanza, che ha arrestato due imprenditori locali, capi contraffatti, sequestrati 18 milioni di euro. Queste le due notizie, come vedete, principali delle pagine della settimana. Proseguendo arriviamo all'attualità, due pagine ma uno stesso tema. Vediamo la prima, parliamo di ambiente, vedete ovviamente nella foto Greta Thunberg. Serve educazione. L'ingegner Sergio Pesaresi parla del clima e delle sue tante problematiche. Facciamo capire ai nostri giovani che se continuiamo così i rischi sono enormi. Da quando la sedicenne svedese Greta Thunberg ogni venerdì ha iniziato a scioperare per convincere il proprio governo a ridurre le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, qualcosa nel mondo è cambiata. Così comincia l'articolo, che fa un po' la storia dei Fridays for Future, del loro significato e dell'impatto che stanno avendo anche nella società italiana. Nella colonna vedete la scheda, la biografia, chi è Greta Thunberg, è anche un box che approfondisce l'economia circolare. Parliamo ancora di ambiente, a pagina 7, l'avventura di Mal di Plastica. Tre riminesi navigheranno per 4 giorni per arrivare a Venezia su un catamarano a vela costruito con 3.000 bottiglie di plastica, legno e materiale riciclato. La barca poi sarà ospite ad Almeni. Per chi volesse partecipare a questo evento, Mal di Plastica partirà il 4 giugno, martedì 4 giugno, dalla Darsena di Rimini alle, scusate, ho perso pagina, eccomi, alle ore 12. Per arrivare in 4 giorni di navigazione lenta a Venezia, come vedete dalla foto, un piccolo catamarano costruito con legno riciclato e bottiglie di plastica, e mosso principalmente da una grande vela. Quindi notizia più di colore, ma sempre a tema ambientale per le pagine del Ponte. Spostiamoci adesso a pagina 9, vedete, l'abbiamo vista in copertina, Don Probo, mi sento come fresco di ordinazione, è conosciuto ovunque nella nostra diocesi, oltre e oltre, non tanto per la sua ragguardevole età,
quanto per la sua poliedrica vita, sintetizzata in un suo libro dal titolo rivelatore, Sposo, Vedovo, Sacerdote. Sì, perché Don Probo Vaccarini è diventato prete dopo essere stato sposato con Anna Maria e rimasto vedovo con 7 figli. Ma se vogliamo dirla tutta, l'eccezionalità di questa storia sta anche nel fatto che i suoi 4 figli maschi sono tutti preti. Così comincia l'articolo che ci racconta la storia di Don Probo. E proseguiamo ancora le pagine della vita della Chiesa, vedete, le guardiamo assieme. Pagina 10, sabato 25 maggio, l'aula magna del liceo linguistico Cesare Valgimigli di Viserba è stata intitolata a Francesco Perez, insegnante di religione, educatore e giornalista. A fondo pagina invece troviamo la pastorale per la tutela dei minori. Per il vescovo ora c'è l'obbligo della denuncia. Spostiamoci a pagina 11, discepoli missionari nel mondo di oggi. Il dialogo tra il presidente diocesano Manuel Mussoni, con il presidente nazionale di Azione Cattolica Truffelli. Il punto sugli obiettivi, le indicazioni del Papa e lo sviluppo dell'associazione in diocesi. Ancora avanti, la pagina dell'Informa Caritas ci racconta la storia di alcuni bambini arrivati in Italia per operazione cuore, operati, è andato tutto bene, ora tornano a casa. E fa anche il punto sulla storia di operazione cuore, nel caso qualcuno ancora non la conoscesse. Poi c'è un appello: abbiamo bisogno di voi, stiamo cercando un magazzino. Questa è la pagina della Caritas. Comincia poi l'inserto di questa settimana, che è il Ponte Giovani, e visto il periodo, siamo ormai a giugno, verso la fine della scuola, i ragazzi ci parlano dell'esame di maturità. Infatti il titolo di questo inserto, di questo numero, è Maturità sotto esame, che non è però l'unico argomento dell'inserto. Vedete le pagine 14 e 15, reagisci l'integrazione secondo gli scout. Qualche settimana fa a Rimini ha parlato di integrazione, un tema purtroppo non banale al giorno d'oggi, e lo ha fatto attraverso la voce di tutti gli scout della zona. Dai loro sforzi congiunti è nato Reagisci, un progetto che rappresenta il traguardo di una serie di esperienze legate al tema dell'immigrazione, dell'accoglienza e dell'integrazione. L'articolo di Lucia Zoffoli ci racconta quindi questo progetto. Nelle pagine seguenti invece è Federico Tommasini che ci parla proprio degli esami visti dal punto di vista dei ragazzi, quindi le loro ansie, le loro paure, i timori e anche come affrontano questo momento importante. Lux tra musica, YouTube e successo. Luca Urbinati, in arte Lux, qualcuno lo avrà incrociato su YouTube, è un giovane riminese che come tanti appassionato di musica, suona, scrive canzoni e realizza video per YouTube, e da lì parte l'avventura del suo canale. A pagina 19 Simone Santini che ci racconta invece Giochiamo a salvare l'ambiente, una storia, quella dei Green Games, di una scuola di Rimini che ha progettato 4 giochi green, sia nelle tematiche sia nei materiali con cui sono costruiti. La scuola è il liceo Serpieri e l'articolo ci racconta di questa vicenda. Arriviamo poi alle pagine della cultura e degli spettacoli, e in questo numero l'articolo principale è quello che ci racconta la manifestazione Mare di Libri, ormai un'istituzione nel panorama riminese, che quest'anno avrà luogo tra il 14 e il 16 giugno, un fine settimana in cui i ragazzi e la lettura, sia per i ragazzi ma non solo, saranno l'argomento principale a Rimini. Proseguendo le pagine degli spettacoli e della cultura, pagina 22, scopriamo e entriamo anzi al Teatro Galli di Rimini, che da alcuni mesi fa di nuovo parte del tessuto culturale della città, e possiamo ripercorrere la storia assieme. Arriviamo poi alle pagine della provincia, che
dato anche in questo caso il periodo, hanno come tema principale i risultati delle elezioni, visto che oltre alle europee in 16 comuni si è votato per le amministrative, quindi si fa il punto sulle varie amministrazioni, a parte Riccione che ha un lungo articolo su Bianchini, nuovo presidente dell'associazione albergatori. Vedete qui la foto, Bruno Bianchini, 56 anni, titolare dell'hotel Camai. Nelle pagine successive, a partire dalla Valconca, comincia il resoconto della tornata elettorale. A Misano Piccione batte Cecchetto, mentre a San Giovanni si conferma Daniele Moretti. La Lega si fa scippare Montefiore, mentre Mondaino è in mano al centrodestra. Questo per la Valconca. Nella pagina Uso Valmarecchia invece Sant'Arcangelo trionfo a sinistra, Alice Parma si conferma una seconda volta sindaco della città, Bellaria senza sorprese, vince il centrodestra con Filippo Giorgetti, Poggio Toriana al centro-sinistra eletto Ronny Raggini, mentre invece Valmarecchia elezioni, le liste uniche raggiungono il quorum, tante riconferme, la Lega vince ma non in comune. Ancora pagine locali, l'ultima, Rubicone Savignano andrà al ballottaggio. Lo spoglio delle amministrative ribalta le scelte fatte per le elezioni europee. A Roncofreddo vince Sara Bartolini, che diventa il primo sindaco in rosa. Andiamo avanti, c'è la pagina di San Marino con un articolo sulla Coppa Davis a metà luglio al via con 10 paesi partecipanti, e questo ci porta anche alle due pagine conclusive del ponte, quelle dello sport, calcio, Rimini, sorridi ma ora fai tesoro dei tanti errori, biancorossi battono la Virtus, Verone conquistano la salvezza, ma tra il presidente Grassi e i tifosi arriva uno strappo che potrebbe essere decisivo. L'altra bella notizia, al basket c'è tutta Rimini in finale, dopo un'attesa lunga 20 anni c'è in palio una promozione. Noi con questa pagina chiudiamo l'edizione del Ponte di questa settimana che abbiamo sfogliato assieme. Io vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana per un'altra edizione del Ponte.